Direttore, doppio riconoscimento all'innovazione, alla ricerca targata Università di Salerno, un riconoscimento che arriva dalla Startup Campania. Abbiamo avuto quest'anno questo riconoscimento importante di un primo posto ad un progetto di ricerca targato dal nostro Dipartimento di Farmacia e di Ingegneria Industriale e un terzo posto, un riconoscimento terzo posto invece per un altro progetto di medicina insieme a Ingegneria Industriale. Ettore, come commenta questi dati che vedono gli studenti in fuga dagli Atenei del Sud anche per le poche risorse per il diritto allo studio? Salerno è in totale controtendenza. Lei avrà letto che Salerno vede un aumento, diciamo, dei propri iscritti. Quindi noi siamo al 19° posto in Italia su 61 atenei con un più 0,7 contro una media del sud del meno 14% e italiana del meno 6,8%. Quindi Salerno, ancora una volta in controtendenza sia territoriale sia nazionale. Partiamo da questo presupposto, la qualità premia e il fatto che gli studenti e le famiglie abbiano scelto Salerno in misura crescente, ripeto, noi siamo un ateneo che è cresciuto nelle immatricolazioni, non vuol dire che vogliamo essere intruppati rispetto ad altre realtà.